E oggi a Milano è stato ricordato un altro grande personaggio che fa parte della storia politica del nostro paese, Antonio Gramsci. Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, questa mattina ha presentato alle Gallerie d'Italia la mostra dedicata ai quaderni dal carcere del fondatore del Partito Comunista Italiano. Gramsci fu capo di partito, ma poi lasciò non soltanto come eredità la sua esperienza di capo di partito, di combattente politico e di martire antifascista, ci ha lasciato questa grandissima lezione di metodo, di cultura e di identificazione tra politica e cultura. Una cosa che manca oggi è la cultura alla politica. Si sente largamente questa mancanza. Grazie. La lezione di Antonio Gramsci, secondo l'ex presidente Napolitano, è quella di fare politica pensando. Una lezione distillata nei 33 quaderni dal carcere, scritti tra il 1928 e il 1935, ora in mostra con due capolavori di Guttuso, che richiamano i temi della riflessione gramsciana, la battaglia di Ponte dell'Ammiraglio e i funerali di Togliatti. Emblematica la sede della mostra, le Gallerie d'Italia, un tempo sede di quella banca commerciale italiana, il cui presidente, Raffaele Mattioli, fu convinto antifascista. Si adoperò per il salvataggio dei quaderni, che furono ricoverati in un forziere della Banca Commerciale Italiana a Milano, a Roma, prima di essere rinviati a Mosca. Un vero tesoro i quaderni di Gramsci, consultabili in formato digitale, che spaziano dalla letteratura alla storia, dall'economia alla politica, la scrittura minuta eppure chiarissima. Un grande patrimonio della cultura italiana e non solo. È uno degli autori italiani più diffusi nel mondo e più tradotti e più letti in varie parti del mondo, e questo credo che sia anche in prospettiva una grande eredità di Gramsci.